oggi vi aiuto ad organizzare la cena di San Valentino. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Anche oggi parliamo di San Valentino. Abbiamo fatto la card, abbiamo fatto i regalini, abbiamo fatto tante cosine per San Valentino. Adesso voglio aiutarvi a impreziosire la vostra tavola di San Valentino con qualcosa veramente, veramente di semplice ma di grande effetto. Dei ferma tovaglioli, che possono fungere anche da ferma posate, questo decidete voi, molto semplici da fare. Ci occorrerà della carta e poco altro. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri romanticissimi fermatovagliolo. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri semplicissimi e carinissimi fermatovagliolo per la cena di San Valentino. Ci occorrerà una matita, della colla Vinaville, avremo bisogno anche di una squadretta, un pennello, del glitter, io lo userò rosso, un cartoncino rosso, se vogliamo fare i fermatovagliolo rosso, un paio di forbici ovviamente, mentre qui userò anche una carta differente che ho inserito per farvi conoscere un altro materiale. Questa è una transparent card, una carta trasparente plastificata con dei motivi a rosa. Una confezione da 5 fogli costa 3,50 euro. È una sorta di carta trasparente pergamenata e anche, vedete la mia mano in trasparenza, però con un effetto veramente di rose bellissimo, bellissimo davvero. Allora, cosa farò io? Farò due tipi di segnaposti, uno lo abbellirò con questa carta e uno invece lo farò più semplice con il glitter, in modo da farvi vedere come poterli fare sia con delle carte foderate o delle carte belle decorate, sia invece con dei mezzi più semplici come può essere appunto un glitter e della semplice Vinaville. Allora, come prima cosa dobbiamo tagliare un cuore da un cartoncino che ci funga da sagoma. Questa sagomina servirà appunto per creare la nostra chiusura del cuore. Tagliamo un rettangolo da questo cartoncino, lungo tutta la sua lunghezza. Ovviamente decideremo noi quanto dovrà essere lungo il nostro fermatovagliolo, se vogliamo solamente che circondi il tovagliolo o se vogliamo che comprenda anche le posate dell'apparecchiatura. Beh, questo sta a noi deciderlo. Quindi spennelliamo un po' di Vinaville su tutto. Appiccichiamo la nostra carta fin dove vogliamo appunto che sia appiccicata, quindi io vado così, sul nostro cartoncino. E lasciamola asciugare. Nel frattempo noi prepariamo il segnaposto, quello più semplice, quello con il glitter. Benissimo, a questo punto dobbiamo creare il corpo del nostro tovagliolo. Molto semplice, abbiamo creato una sagomina e abbiamo deciso noi quanto deve essere grande il cuore che poi apparirà davanti al nostro fermatovagliolo, perché questo cuore poi ci servirà proprio come chiusura del nostro fermatovagliolo. Questo è la sagoma, ma adesso capirete perché. Adesso prendiamo 3 cm di distanza dal margine superiore e segniamoli, e 3 cm anche dall'altra parte, e tiriamo una bella linea. Dopodiché prendiamo altri 3 cm e altri 3 cm dall'altra parte e tiriamo un'altra bella linea. Vediamo se si vede. Ecco, e avremo questo, due linee che percorrono il nostro cartoncino A4. A questo punto decidiamo quanto deve essere lungo il braccialetto del nostro fermatovagliolo. Diciamo che questo dovrà fare questo lavoro qui. Quindi è molto semplice capire quanto lo vogliamo lungo. L'importante è arrivare, per esempio, io lo voglio lungo così come braccialetto, e da qui voglio che esca ancora un pezzo. Quindi io in totale lo farò di 22 centimetri dall'inizio alla fine, quindi prenderò 22 centimetri anche su, e per facilitarmi la situazione traccerò la linea e taglierò l'eccesso del cartoncino. A questo punto quindi avrò questo cartoncino in questo modo.
e avrò la mia sagomina a forma di cuore. Benissimo, la piego a metà, è proprio qui, faccio partire all'estremità la silhouette della sagomina poggiando la V della chiusura del cuore proprio sulla linea superiore che avevo tracciato. Ora vi faccio capire meglio, mi avvicino. Guardate, ok, quindi qua ho le due linee e metto la mia sagomina proprio poggiata qui in modo che questo angolo coincida con la linea, ok? E faccio la stessa cosa rovesciando il cuore, quindi parte destra a destra, parte sinistra a sinistra, dall'altra parte. In questo modo saprò anche che il mio cuore è messo bene. Fatto questo, vedete? Ritaglio il tutto. Mentre ho questa sagoma, me la ricalco anche sull'altro foglio. Alla fine avremo questo. Ora, questi cuoricini, questo dovrà formare un unico cuoricino incastrandosi l'uno sull'altro. E allora dovremo tagliare la parte bassa da questo lato e la parte alta da questo lato in modo da farle incastrare insieme. Quindi, tagliamo sino a metà, quindi 1,5 cm dal basso e 1,5 cm dall'alto. È il nostro fermatovagliolo, guardate un po', è pronto, guardate che carino. Adesso così è il modello basic, solo di cartoncino, noi invece vogliamo farlo carino. E allora cosa facciamo? Continuiamo. Prendiamo una scatolina o qualcosa per raccogliere il glitter, sporchiamo di colla mezzo cuore, prendiamo il glitter e versiamolo sopra. Troppo carino, quindi pressiamo e scrolliamo via l'eccesso. Che tenero, guardate che bello, guardate che effetto super bello. Siate precisi, quindi anche dall'altra parte Vinavil e glitter, e anche questa parte è pronta. Ora aspettiamo che si asciughi prima di incastrare una parte nell'altra e vedrete che figurone farà questo cuoricione tutto sbriluccicoso sui vostri tovaglioli. Intanto, mentre lui asciuga, occupiamoci dell'altro. Tagliamo la sagoma nella stessa identica maniera anche da questa parte. Dentro è così e fuori è così, bellissimo. Anche qui, mi raccomando, pratichiamo un taglio fino a metà, da sotto, dalla punta verso il centro e dall'altra parte, dalla V del cuore verso il centro. Quindi, una volta fatte le pieghe, incastrate facilmente l'uno nell'altro e godetevi in assoluta romanticheria la vostra cena di San Valentino, questa con tutte le roselline. E vediamo se l'altra si è asciugata, ma sì, dai, anche se non si è asciugata, forziamo l'asciugatura noi. Guardate che delizia, assurdo che io preferisca quello che glitter, ma soprattutto potete sbizzarrire la vostra fantasia, quindi inserire qua dentro il tovagliolo se lo volete lasciare così tondo, se invece schiacciate potete inserire sia il tovagliolo che le posate all'interno e metterle al centro del piatto. Potete farlo fungere da segnaposto, potete mettere quindi anche le iniziali, il nome, insomma sbizzarrite la vostra creatività e decorate la vostra romanticissima tavola di San Valentino. Io ora vi lascio le foto per farvi vedere come posso essere utilizzati al meglio e noi ci vediamo dopo. Visto che carini,
e che è semplice farli. Il mio preferito è quello con glitter, ad essere sincero, perché impreziosisce illuminando appunto la tavola e poi sta d'incanto in pandan con il paralume per candela che abbiamo fatto l'anno scorso. Vi metto qua il link del video perché proprio sono facenti parte della stessa ideologia di Lavoretti Crafting. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che avrete un San Valentino scintillante. Io vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram, sul blog e vi aspetto sempre sempre con mio marito in Due Cuori Una Cappa. Il mio secondo canale è pieno di curiosità e divertimento. Se il video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un bel pollice in su e condividetelo. E noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci, ciao!